Andrea, solo un secondo perché abbiamo il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, a cui chiedo, che ringrazio ovviamente per la disponibilità, a cui Buon chiedo pomeriggio. buon pomeriggio, buon anno. Anche a voi e a tutti. Volevo chiedere, siccome abbiamo detto i titolari e le riserve, chi manca nella riserva? Rocchi? Tra le riserve, nel senso, ovviamente No, la domanda è fortemente tendenziosa. ogni tanto in questo periodo vengono fuori anche nomi così dal nulla. Non è assolutamente uno dei ragazzi che stiamo trattando, al di là del legame che c'è anche con il Fiuggi, ma adesso in mezzo al campo, insomma, dovremmo essere a posto. Troppi, ha detto ieri Guidi, forse. Ma troppi, dipende poi anche da quello che sarà anche il sistema di gioco futuro, perché ci sono anche tanti giovani. Con le partite anche ravvicinate, probabilmente ci sarà bisogno anche di un elemento in più. Ma vorremmo fare un'altra uscita, un altro paio di uscite in mezzo al campo, ma se poi dovesse rimanere uno in più non c'è problema, c'è solo il problema della lista. Quindi E davanti, visto che Birrigea andrà al Cluj. sì, davanti, ma lo sappiamo da un po', i costi degli attaccanti e degli esterni sono molto più elevati e quindi bisogna essere più bravi ad avere pazienza, arrivare agli ultimi giorni. E a quel punto probabilmente sarà più facile intervenire in quel reparto. Ultima curiosità, visto che ho parlato di esterni, si cerca dunque un attaccante che sappia giocare nel 4-3-3? O perché ieri Guidi ha detto serve invece un attaccante che attacchi la profondità, quasi come volesse dire serve una punta centrale. Io adesso vado un po' a memoria, ma non credo di ricordar male. Allora, noi stiamo operando per quello che ci è possibile, quello che in qualche modo fa il caso nostro. Ovviamente cerchiamo di adattare anche le caratteristiche in base al modulo, ma poi ci possono essere delle varianti. L'importante è individuare il giocatore giusto, con la fame giusta e che abbia una grande voglia di rivalsa, e da questi principi poi viene tutto il resto. Il modulo può essere relativo, perché nel calcio moderno ormai si cambiano anche durante la stessa partita. Non siamo vincolati per forza al modulo e quindi l'attaccante che arriverà deve essere quello per il Teramo e per portare il Teramo alla salvezza. Italengo lo escludiamo. Ma Italenghe era in uno scambio con il Taranto, con Montaperto. Loro hanno in qualche modo volevano far l'uscita senza Montaperto e quindi era solo per dare la possibilità a uno dei nostri giovani di forse di avere più spazio e lo stesso valeva per Italenghe. Ma non è chiuso, dipende poi da quello che verrà fuori da qui a fine mercato.